Disponetevi a vedere qualcosa senza capo né coda. Un film di Fellini, dopo tutto, nasce a dispetto, si direbbe, di chiunque voglia in anticipo capirci qualcosa. Non sono qui per decifrare un racconto, ma per mostrarvi quel caotico e misterioso mondo di gesti e di forme dal quale prenderà vita tra poco un altro film di Federico Fellini. In ogni film, Fellini coinvolge un personaggio che è una specie di amuleto. Tipico il marinaio di 8 e mezzo, una figurina ilare e dolorosa che vaneggia ai margini del racconto. Sono in pochi a saperlo, ma Fellini si trascina da anni un mondo indomabile di disperati, di maniaci, di soccorritori, tutti volontariamente al suo servizio, ciascuno provvidenziale e quindi in continuo credito col regista. Allora, mi cinci la mano? Tu sei naturale perché tu credi molto a queste cose e tu lo sai, vero? Sai che sei guidato dallo spirito al di là. Te l'ho sempre detto, sì. Ma tu però oggi sei un po' scontento, rimarrai un po' scontento di un'inquadratura del film. Fammi sentire una cosa. Sì, prego. Fammi sentire tu, sai cosa succede. Cosa vorresti diventare? Come chi? No, vuoi diventare un attore come Gagliostro, fare l'attore. Quello come Gagliostro? No, fare, insomma, qualche cosa di grande. Tra poco lo vedremo girare la prima sequenza, collocabile in chissà quale parte del film. Ha pronta una sceneggiatura? Certo, anche se poi improvviserà i dialoghi scrivendoli di soppiatto su pezzetti di carta, anche se cambierà da chito ambienti e scene, anche se sopprimerà un personaggio o ne inserirà uno del tutto nuovo, anche se farà recitare una battuta facendo contare l'attore da 1 a 10 o a 100, a seconda di quello che Fellini gli vorrà far dire durante il doppiaggio. Menicuccio, il capo dei suoi macchinisti, dirà che il maestro inventa le scene un attimo prima del ciak. E Gianni Di Venanzo, il suo famoso operatore, ne sa qualcosa. Stai a posto col carrello? No, Gianni. Che c'è? Oh, Giulietta, quando ti giri e guardi qua, hai quasi un senso di sgomento, quasi di paura, ti sembra un'apparizione proprio. Poi siccome questo fa un inchino e comincia a parlare, tu vieni avanti piano piano piano. E poi guarda qua. Io devo guardare un po' più dove sei. Sì, guardi me dove sei me, dopo quando Gianni è qua, guardi la mia mano che io metterò vicino alla sua faccia. Tu non guarda Gianni, sono troppo in alto. Motore? Vieni Giulietta. Rosa aurata. Un bellissimo esemplare. Nella mia villa a Madrid avevo un'intera siepe di queste rose. I fiori sanno essere molto riconoscenti a chi li ama così, guarda per aria. Lei deve essere piena d'amore per poter donarne tanto. Vai Gianni, vai Giannino, guarda sempre la mia mano. Vieni, vai Menicuccio. Ancora un po'! Ancora un po'! Out! Apri un po' il gobbo del 2000 del cancello! Va bene? Tra i vari miti che perseguitano Fellini e che hanno contribuito non poco a farne il regista più discusso e frainteso del mondo, c'è quello resistentissimo della sua attitudine a giocare, a coinvolgere tutti in una grande vacanza. Andiamo, Giulietta. Via dal fondo. A posto? Che vi sia un'aperta cordialità sul set di Fellini e che la confidenza più fraterna scorra liberamente nei suoi rapporti con la troupe è fuori di dubbio. Ma dubito che tra i grandi registi ve ne sia un altro al pari di lui scrupoloso ed esigente con se stesso e con i collaboratori fino alla tirannia. Che poi sappia rivestire ogni cosa di una grazia disarmante e che una complicità tra ingenua e lazzarona finisca per avvolgerlo in una rete confortante di fedeltà e di affetti è altrettanto vero. Accendi Fortunato! Il gioco sta nel suo bisogno di far durare una specie di infanzia imperturbabile, di ricreare le solidarietà di un tempo, mai giudicate, e quindi esenti da sconforto, da delusione. Portami un panino invece. Una fettina. Ecco, due fettine di pizza con una fettina, una sola di vitello. Elisio, vuoi dare una ripassatina a Giulietta?
Thank you. Allora, a posto. Right. La prova, eh? Via, via tutti quanti da qua sopra, tranne Elisabetta. Andiamo. Pronti? Ci sei, Pasqualino? Sì, pronti. A me non mi interessa. Andiamo, andiamo, Marisa, è una prova questa. Scusa. No. Pronti? Pronti. Silenzio! Vai, Zetta. Aspetta, Marisa, aspetta. No, aspetta un momento, quando si muove. Prima c'è una battuta ferma lì. Vai, Giulietta. Marisa, porta i bicchieri da lì. Elisabetta, dai. Porta i bicchieri da lì. Vieni. Sì, vieni, Giulietta. Aspetta, Giulietta, guarda là. Guarda là. Scavalca il campo, vai, minicuccio. Ecco, l'assaggi, mi dica se è al punto giusto. È buonissima. Come si chiama? Sangria. Ah. È una bevanda. Vedeva ancora. Ma Pasquale, dimmi se è giusto così. Benissimo, altrimenti avrei parlato. La mano, la vedi? No. È spagnola. Ecco, adesso la vedo. De Zagarolo. Smuchi, fingi di bere. Ancora, quando io dico là, guardi qua, c'è Pisu che arriva, eh. Vabbè, giriamo. Dimmi. Buona. Tieni, Elisabetta. Arezzi, a posto. Allora. Basta nebbia, a posto, Giulietta, motore, a posto, basta la nebbia. Vai, Mario. Rimane. Sei pronto? Sì. Vai, vai. Fuma. Va bene questa, Eschilo, un'altra cosa. Senti. Guarda tutti i contrari. Sì, sì. Come vedi? Guarda da là. Tu hai fatto benissimo. Cioè, guardi da là, giri l'occhio così e ti trovi a rigirare. Pronti? A posto? Stop, ancora una. Via. Il mondo della memoria, caldo e nutriente, gli dà l'umore più costante, cioè quella lieta disponibilità per il suo prossimo che molti giudicano una civetteria, una malizia. E poiché, al contrario di quel che si crede, ha dei pudori, ogni suo atteggiamento sentimentale è venato di arguzia, è insinuato con ironia. Di qui, talvolta, il sospetto altrettanto ruvido che sotto sotto sia un cinico della più bell'acqua. Nella deformazione stessa delle sue immagini, il grottesco è spesso al limite dell'amorevole. Quanto più un personaggio è vuoto per convenzione o irritante, tanto più si ingegna di dargli una necessità, una risorsa rispettabile.